Se ancora non realizzata, tutto è dall'illusione alla realtà spirituale attraverso Mario Del Giglio. Domanda. Si parla anche nella Bibbia dell'esistenza di un cordone d'argento, Ecclesiaste 12,6, un fascio di luce che collega il nostro corpo al nostro spirito. E si dice che durante le fasi del morire, non appena lo spirito lascia il corpo fisico e se ne allontana, il cordone d'argento diventa sempre più sottile man mano che si allunga finché si spegne. Quando ciò si verifica, lo spirito viene liberato dal corpo fisico, è così? Risposta. Scusa, caro amico carissimo, c'era bisogno di scomodare la Bibbia su un aspetto che i nostri fratelli hanno già spiegato nel contesto di corpo, anima e spirito? È stato detto che siamo e siete collegati con un cordone ombelicale tra anima e spirito e che, quando ritornerete qui, lo spirito non riassorbirà l'anima se non dopo aver esaminato la sua ultima esperienza. A quel punto il corpo verrà abbandonato e con esso l'anima. Ed è allora che lo spirito, liberato definitivamente dai due pesi che gli sono serviti per fare l'esperienza, ritorna ad essere quella scintilla che, se ancora non realizzata, dovrà ritornare a vivere sulla terra. Comunque alla tua domanda la risposta è sì, ma la spiegazione data da noi con l'esempio sopracitato è più conforme al linguaggio del vostro tempo. La risposta è solo questa. Ci sono vari linguaggi, ma i contenuti devono rimanere sempre gli stessi.